Ragazzi, buon Gododay e bentornati in Incredibile su Palworld, pazzesco e assurdo. E perché sto dicendo la intro con questa ansia di morte incredibile? A parte perché ho registrato Dark Deception e quelle scimmiette mi hanno un pochettino rotto le balle. Comunque, il motivo è anche perché oggi cercheremo di fare la terza torre di Palworld. E, avendo visto com'è andata la seconda, io ho molta paura incredibile. Però abbiamo un bel po' di armi da fuoco. Qui abbiamo potenza al 35. Abbiamo sempre Gelina, Fatino, Volpino e Artiglio. Io non so cosa ci aspetta, un'altra waifu probabilmente sì, incredibile. Se non la provo non saprò mai se è una cosa fattibile oppure se sono sottolivellato. Perché abbiamo dei pal abbastanza altini di livello, eh. Perché io non mi ricordo in questo istante quanta vita aveva il pal del secondo boss, mi pare tantissimo, quindi... Bisogna avere 3 di difesa nelle aree forti di fuoco e 3 di difesa di ghiaccio probabilmente. Qui c'è una marea di minerali che poi verrò a prendermi incredibile. L'ho pure portato sulla base, ragazzi. Diciamo che ultimamente sono poco organizzato col fatto che sto registrando un sacco di special. Gli orari dei video sono un pochettino cambiati e quindi finisce che registro sempre Elden Ring e Palworld quando devo andare via e devo fare le cose super veloci. E io immagino che laggiù sia la versione di questa di ghiaccio, quindi lì devi avere più 3 di ghiaccio. Mi toccherà comprare la magliettina che ci protegge incredibile. Qui ho gli azzolfo, mamma mia. Ci sarà un checkpoint qua sopra, no? Tipo un altro portalino, perché altrimenti mi devo fare ogni volta sta strada? Serio? È il farming dello zolfo qui, amici, guarda che roba. Allora, ragioniamo un attimo. Sicuramente sarà un'altra waifu, possibile? 3 waifu, 3 torri, non lo so, eh. Stavo pensando, allora, la prima torre era elettro, perché Grizzbolt era palesemente una specie di Pikachu palestrato, quindi ok. Ed era in un luogo abbastanza normale. Poi la seconda torre mi ha fregato, perché io davo per scontato che fosse di ghiaccio. E invece era d'erba. Ora, qui c'è il fuoco, quindi cos'è? Acqua? Lo scopriremo tra poco, però volevo evitare di aggrare quella roba lì. Mi piace che quel uccello sta aspettando la sua compagna, e quindi, dato che lei è laggante, vedete che va a un frame, lui torna indietro per vederla. Molto romantica questa cosa, vedete? L'amore in Palworld esiste. Allora, ragazzi, io mi metto potenza, abbiamo pure Gelina, insomma, abbiamo pal belli livellati, io non so. Sono veramente preoccupato. Waifu di fuoco, vieni a me, forza! Vediamo che ci sta qua... Ah, finalmente! Oh, il primo husbando di Palworld! Ok... Che è elettro un'altra volta, no, te prego. Sembra un rapper sus. Ma è un'altra volta elettro, scusami. Oh, mamma mia. Che diavolo è sta roba? Axel e Orserk. Mamma mia, ragazzi. Come ha fatto a non prenderlo, scusami? 130.000 di vita. Ma... Wow, questa fare ce l'ha pure a morte con me. Io devo schivare tutto perché... Allora, io non capisco una cosa. Se potenza si sta impegnando, perché sono 2 volte che schiva il suo attacco più forte. Ok, proviamo a mettere Gelina. Gelina? Tesoro? Mamma mia. Ok, Gelina non è male. Io, ragazzi, non ho neanche coraggio a stare vicino a questa affare perché penso mi sciotti, eh. Quindi io scappo alla velocità della luce. Ah, i colpi di Gelina sono super efficaci. Beh, meno male. Ok. Ah, capisco. Bene. Mamma mia, ragazzi. Non penso abbiamo speranza. Cioè, Gelina si deve impegnare molto di più, eh. Sto cercando di imparare un po' il moveset, però. No, 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 no. Siamo morti. Ok, no, abbiamo schivato proprio al pelo. Non lo so, amici. Non credo sia fattibile questa roba adesso. Cioè, gli dobbiamo fare un quantitativo di danno assurdo. Non è possibile. 20.000 di danno in 4 minuti, quindi. Capite che non è possibile. Cioè, dovrei avere i pali al 50, forse, per fare una roba del genere. Imbarazzante. Vabbè, ragazzi, ci volevo provare una volta, però non abbiamo proprio speranze. Non si può quittare, vero? Ah, no, si può quittare. Vediamo un po'. Con tutto l'amor del mondo è una roba... poderosa, oserei dire, veramente, mamma mia. Cioè, si può pure fare, ma dobbiamo avere il palla a livello 50, probabilmente. Ragazzi, sus veramente, mamma mia. Okay. Cioè, ok, allora, non faceva attacchi troppo difficili da schivare. Il problema grande era il danno. Cioè, il danno proprio... Il danno di questa creatura è importante, per non dire qualche altra cosa. Sicuramente non lo faremo per un po'. Ci abbiamo provato, già la seconda torre abbiamo fatto a fatica. Sicuramente devo sparare di più io, non lo metto in dubbio, però
Cioè, come dire, ragazzi, è veramente una guerra persa. Io vi invito a vedere il danno che facevamo a quell'affare. A questo punto portiamo la base su di livello e catturiamoci qualche pal di intermezzo pure per salire di livello. Allora, per portare la base su e sbloccare anche la nostra terza base ci serve edifica fabbrica per la produzione in serie di armi e terme di lusso. Ah, terme di lusso, mi pare che serviva il cemento. Allora, possiamo fare 100, 100, 30, 20. Possiamo farla. Ammazza quanto è grande. Una grande e tre piccole, quindi secondo me va bene per i pal, come luogo per riposare. Che poi, ragazzi, ora mi sta venendo un dubbio. Se quella è la torre numero 3, le torri superiori a quella come sono? Scusatemi. Perdonatemi, questa già faceva un danno fuori da ogni grazia del godo. E soprattutto la vita che aveva quell'affare a 130.000, una roba veramente imbarazzante. Vuoi dire che per fare quella torre bisogna catturare questo Blazamut? Che infatti è fuoco e potrebbe andare molto bene con la torre. Però certo, per catturare quello ci vorrà veramente, come dire, tanto godo. Fabbrica in produzione di... no, fabbrica in produzione in serie di armi, vero? Era questa, quindi ci servono i chiodi. I chiodi li abbiamo messi a fare. Allora, qui ci dobbiamo rimettere. Allora, dobbiamo tornare in modalità di cattura. Allora, ci rimettiamo questo. Allora, io direi di provare ad andare a catturare questi due pal qua. Andiamo qua. Per carità, voi direte, non ha molto senso che catturi pal d'acqua contro un affare elettro, però... sono sempre punti di esperienza. Allora, proviamo a catturare prima questo Bron Sherry al 30 d'acqua. Andiamo un po' dove stava. Questo è un Bron Sherry normale. Noi ci serve il Bron Sherry d'acqua. Mi dispiace ragazzi se vi ho deluso, però sarebbe stato veramente stupido continuare a provare a fare quella torre lì, perché proprio non c'è speranza. Avete visto quanto poco danno ne abbiamo fatto, eh? Cioè, abbiamo pure 9 minuti. Ci riproveremo, è stata una fuga necessaria. Caverna del Banco di Sabbia. Ah, è qui dentro? Carino che ci stanno qualche palla nascosto nelle grotte. Ok. Giustamente super efficace. Vabbè, non è altissimo di livello, quindi dovremmo farcela, spero. Ok. No, 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 via, 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 via. Schiviamo tutto, via, via, via. Ok, è il momento di mettere Fatino, vai. Vai, Fatino. Ok, schiviamo tutto. Va bene, ci sta. Ci abbiamo 81 verdi, vediamo un po', Mi piace che c'ha questo attacco sus. Ok. Molto bene. Non male. Se riusciamo pure a catturare questo Fang Loop al 25, mi ritengo soddisfatto. Vediamo un po' se riusciamo a catturare pure questo. Come vedete, il lancia sfere pal è la roba più assurda dell'universo, perché è di una comodità che voi non avete idea, guardate. Io ve lo dico, secondo me il trucco per battere quella palestra è catturare quel pal lì assurdo al 49. Però per usarlo al 49 ne dobbiamo essere almeno al 40. Caverna dietro la cascata. Non mi dica che sta qua dietro. Ma come mai tutti sti pal nascosti? Ma che è? Ragazzi, è mezz'ora che giro come un uomo pieno di godo alla ricerca di questo Fang Loop. La capretta? Ma come? Non è? Io pensavo fosse la versione d'acqua di questo qua sopra. Quello che faceva karate, incredibile. Vabbè, vabbè, mettiamo potenza, va. Ok. Devo stare attento perché c'ha molta poca vita, quindi. Ah, lo posso catturare pure con le blu. Vabbè, allora la grande proprio. Usiamo potenza come tank, incredibile. E praticamente è un'alpaca più forte. Perché mi dice nessun effetto? Scusami, prima ti andava bene, adesso non ti va più bene. Vabbè. Con calma. Ce l'abbiamo 75. Ok, preso. Nice. Molto bene.
L'unico che mi mancherebbe da catturare è questo qui al 49 e questo qui qua su, che magari al 35, che magari mi catturo off camera. Sarei tentato di provare a catturare quello al 49, ma il problema qual è? È che se io lo catturo anche a culo, metti che lo catturo a culo, perché c'ho anche qualche sfera rossa. Il problema qual è? È che me lo mette a livello mio, quindi non ne vale per niente la pena. Adesso possiamo catturarci anche il mammut al 38, boss gigante, però non so quanto sia utile nei confronti di quella creatura lì. Allora, concludiamo l'episodio costruendo sus quell'affare lì, così almeno qui ci mettiamo l'uovo gigante, incredibile, qui mettiamo l'ovetta più piccola, un dratini di fuoco e non so che cosa. Ah, è una bristla. Beh, allora quando si trova la bristla, ragazzi, è finita. Là dentro ci starà un altro boss assurdo, mi sa. Fabbrica in produzione in serie di armi. Voilà, perfettamente messo qua. Voilà, boom. Oh yeah. Guarda come lavorano che bravi. Ok, molto bene. Ah, ha pure un attacco sus in questo momento. Che bello che queste cose accadono sempre quando proprio devo chiudere. Arrivano i pal feroci, ragazzi. Adesso questa ve la voglio far vedere, perché magari non ci crederete mai. Ah, un po' di massa, vabbè. Che soddisfazione. Allora, portiamo sulla base, potenziamento base. Oh yeah. Il numero di pal per base è stato limitato nelle impostazioni del mondo. Numero massimo attuale 15. Ok, questo devo capirlo. Edifica fornace migliorata. Quindi devo mettere le impostazioni per avere più pal. Ok, questa cosa non l'avevo proprio capita. Va bene, interessante. Vabbè, per adesso mettiamoci un altro cinghiale, va? Così lavoriamo di più. Vabbè, direi che per questo episodio di Palworld incredibile può finire qui. Abbiamo catturato due pal simpatici, abbiamo portato sulla base. Ragazzi, che cosa c'è con voi? Ci vediamo al prossimo episodio.